Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi volevo farvi vedere una nuova box giapponese, ovvero la Freedom Japanese Market. E all'interno si trovano dei dolciumi o delle cose salate, dei snack salati. Questa, se non sbaglio, adesso l'apriamo insieme. Questa, se non sbaglio, è del mese di aprile, quindi siamo per poi indietro. No, di marzo! Ancora un bel po' indietro. Allora, questa box ogni mese, in quanto vi arriva, dopo vi metto tutti i dettagli, tutte le informazioni sul costo, eccetera. Arriva sempre con un origami. Questa qui è dovrebbe essere una geisha. Vabbè, allora, all'interno, come vedete, ci sono tutti gli snack e i dolci, quindi io non so proprio cosa, come si chiama, non so neanche le, vabbè, questo si chiama tipo aerial, che credo siano delle patatine alla pannocchia, non lo so, vedo della pannocchia, non lo so, vabbè, comunque vado un po' a caso, anzi cercherò di prendere prima il salato e poi il dolce e proviamo questi qua. Si apre, ma no, devo passare, ma mi esplodo. Ce l'ho fatta. Oddio, c'ha l'odore di, no, stavo per dire tipo le virtual, no, però la consistenza è sempre quella, c'ha l'odore di pannocchia proprio. Assaggiamo, si presenta così. Le virtual, sono proprio le virtual, un po' più dolci, sono dolcine, molto dolci, sono buone, stessa consistenza delle virtual, sono buone. Proviamo il prossimo, proviamo. Poi proviamo questi qua che non so proprio se sono dolci o... sì, credo di sì, sono dolci. Quindi di roba... anzi no! Proviamo questa cosa qui che mi... mi spavento un po' troppo. Cos'è, carne secca? Non lo so che cosa... cos'è questa cosa qui. Comunque proviamola. Apriamo. Non ha odore. Non lo so. E che cos'è? Cartone gommoso. Non mi piace. L'odore è buono ma non mi piace. Madonna, cartone. Passo alla mia, cioè di gamberetto, non è carne. Poi ci sono questi due prodottini, questi due snack, che sono delle patatine. E proviamo questo qua, che dovrebbe essere, non lo faccio, non lo so, comunque non ne ho idea. Proviamo. Che odorini che hanno sti cosi. Comunque si presenta così. Proviamo. Piccantino. Mamma mia. Però sa di... è tipo di cipolla, una roba del genere. Dovrebbe essere tipo cipolla. Boh, mi ricorda la cipolla. E proviamo il resto. L'altro. Che questo sarebbe l'umaibo. Cioè praticamente l'umaibo. Anche quell'altro era l'umaibo. Proviamo questo che dovrebbe essere al takoyaki. Questo qui dovrebbe essere il takoyaki. Quindi deve... che ha il sapore di polpo. Una roba del genere. Che sono tipo quelle polpettine
ripiene di polpo e cipollotto, eccetera. L'odore non si sente tanto, non si capisce. Assaggiamo, si presenta come quello di prima. Solo dolce, è buona, però sembra come quello di prima, più dolce. Non so, non mi fa impazzire. Poi vediamo se c'è l'ultimo salato. Non credo, vado direttamente a questo, a questo qui, che mi sa che dovrebbe essere dolce questo qua. Proviamo. Non so se si vede, ma credo sia mela. Non lo so cos'è questa cosa. Però comunque si presenta così. Mi ricordo qualcosa. Oddio, mi ricordo qualcosa. Vabbè, la cannella si sente tantissimo, infatti è la cannella. Però mi ricordo. Non so come spiegarvi il sapore. Si sente tantissimo la cannella, però mi ricorda qualcosa dei dolci tipo pugliesi. Cioè tipo, a me sembrano quelli, dello stesso gusto. Tipo delle frittelle però alla cannella. Croccantissimi. Poi proviamo questo robo. Non so cosa. Proviamo. Sempre un croccante. Proviamo. Oddio. Cazzo, un odore strano. Non sa di niente. Proprio di niente. Battono i miei denti e basta. Mi piace la consistenza, però non lo so, non so di niente. Poco di caramello sembra, ma non sa proprio di niente. Quindi via, scappo. Poi proviamo questo qua, che l'avevo già provato in un altro video, se non sbaglio. Sì, questo qua è già solo, è molto buono. È praticamente una barretta croccante al cioccolato. Sì, vabbè, la forma è un po' strana, la forma è un po' ricorda qualcosa, però vabbè. Madonna, sa di Nesquik, c'ha l'odore del Nesquik. Proviamolo, croccantino di altro. Vabbè, proviamolo. C'è di Kit Kat, c'è solo quello di Kit Kat, però è croccante. Buono, buono, molto buono questo. Ora proviamo questo, che non so proprio. Ciuciu Neriame, boh, che cos'è? Boh, non lo so, la robaccia, magari non è mia, ma non lo so. Che cos'è questa roba? Proviamola. Vediamo. Oddio, che buono l'odore. Ma si beve questo ancora un buon veleno. Oddio, non so cosa. Vabbè, proviamolo.
Che schifo è questo. No, sa di caramella tipo la mela, roba del genere, ma non so proprio. Fa schifo. Fa schifo, 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 via. Poi ci sono delle caramelline. Queste qua c'hanno la faccina. Vediamo che cosa è. Faccina, carina, puccia. Allora, vediamo. Madonna, ma che hanno paura che scappa la roba. Ah, è un marshmallow questo. Mamma mia. Mamma mia. Danna via. La polverina. Sì. No, mi sa che è marshmallow con la cicca, con la cicca sembra. Non lo so, ma assaggiamo. È ripieno. No, non è cicca. Però sta di fragola. No, è una crema, una crema. Non mi fa pure dire adesso. Ce n'è un'altra. Poi poi queste qui che sono delle caramelline gommose e sono marocchine, quindi saranno sicuramente la Coca-Cola, la cola. Vediamo un po'. Eh sì, è la Coca-Cola, la cola. Presenta così una manina e una stellina. Vediamo. Buone, tipo le bottigliette alla cola. Buonissime queste. Queste sono buone. Proviamo queste caramelline alla limone, sicuramente al limone. Proviamo. Spero siano caramelline perché la cicca non mi va proprio di mangiarla. Classiche palline. Limone, 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 proprio l'odore del limone al naturale. Brutta consistenza. Marte. Queste caramelline qua sembrano delle pillole e boh, c'è scritto tutto in giapponese, cinese, boh, e non so se le mischi come di solito fanno loro, che le mischi di colore e crei un sapore unico, non lo so, ma le proviamo, cioè la gialla, l'azzurro e la rossa, proviamo la gialla, eccolie. Denti. No. Vabbè, questo è il limone. Ma sono di zucchero proprio e basta. Tipo i braccialettini di zucchero. Un po' più croccanti ancora. L'esterno. Non sa di niente, solo limone tipo. Proviamo la rossa, la rosa, la rossa. Sta col niente. No, zucchero. Zucchero e basta. Questi cosi. Ormai sono tutti cosi. Non so come si chiamano, quindi questi cosi. Questi sorridono. Vediamo se sono fino a spio. Sai che cosa vuole? Vediamo. Giallo. Boh, non sento l'odore. So già. Spacca i denti. Mm.
che cosa sono questi robi? Sembrano i tic tac. L'arancio misto limone, più arancio che limone. Yeah, mi piace. E poi infine c'è un po' di cooking, che sarebbe quelle caramelline che prepari da solo e poi te le mangi. Però questo farà un video a parte, se interessa. Ma dovrebbe essere tipo un marshmallow mollo. Boh. E niente, questo lo proviamo un altro giorno. E niente, se vi interessa vi lascio tutte le indicazioni, tutte le informazioni di questo, di questa box. E ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!